Fa piacere rendersi conto di aver fatto la scelta giusta. Il nostro gruppo, quando ha deciso di sostenere la candidatura del dottor Di Legge, conosceva la sua affidabilità e la sua professionalità. A 3 anni di distanza dalla nomina, in occasione della relazione per l'anno 2011, desideriamo ringraziarlo nuovamente per aver svolto il suo mandato nella maniera migliore possibile, e anche per aver fatto ingranare lo strumento che purtroppo sarà soppresso alla fine della consiliatura del difensore civico. A questo proposito cogliamo l'occasione per una riflessione sulla figura del difensore civico che, se interpretata nella maniera giusta, con spirito di servizio e appartenenza alla propria comunità cittadina, può essere uno strumento da non sopprimere invece. Perché il dottor Di Legge ha dimostrato, incrementando negli anni gli accessi, per il 2011 68 persone si sono rivolte direttamente a lui per problemi legati ai rapporti con l'amministrazione, e la maggior parte di questi problemi sono stati risolti mirabilmente dal dottor Di Legge. Credo che si possa riconsiderare l'opportunità di trovare delle formule alternative, perché i cittadini hanno bisogno di queste figure di aiuto e di tramite con l'amministrazione comunale, perché spesso si trovano ad avere a che fare con dei meccanismi burocratici molto farraginosi e che li rendono ancora più deboli di quanto non siano quando hanno un problema. Per cui colgo l'occasione anche per dire che noi ci siamo già attivati con la proposta del Garante per i diritti dei disabili, che va in questa direzione, e che stiamo ideando altre proposte per farci trovare pronti quando il difensore civico come figura istituzionale sarà soppresso, così come previsto dalla votazione del Parlamento del 2008. Crediamo che al di là dei tagli si debba salvaguardare quello che funziona, e sicuramente questo istituto ha funzionato in questi anni a Pisa, e anzi il trend in aumento degli accessi dimostra che ce n'è proprio bisogno, per cui dobbiamo darci da fare politicamente per rimediare a questo taglio che, di tutte le cose che è giusto tagliare, forse era una delle poche cose che andavano salvate. Ringraziamo di nuovo il dottor Di Legge per aver dimostrato anche che nel calderone della politica e dell'amministrazione, spesso nel mirino delle critiche dei cittadini, quando si vuole con professionalità, esperienza e, ripeto, spirito di servizio, si può lavorare bene e fare il bene della propria città.